È presso l'Istituto di Medicina Legale del Policlinico di Bari che si consuma il dolore ulteriore della tragedia avvenuta ieri con lo scontro tra due convogli sulla linea della ferro ferrotranviaria nel tratto tra Corato e Andria. Qui alla Spicciolata arrivano i parenti delle vittime che non sono state ancora riconosciute. Vengono fatti accomodare in una sala dove vengono proiettate le immagini degli oggetti personali delle vittime ritrovati sul luogo del disastro e utili al riconoscimento. Poi tre familiari di ogni vittima confermano l'identità del corpo che devono visionare. Le loro speranze che i dispersi fossero tra i feriti o che fossero trovati vivi tra le lamiere dei due treni si sono affievolite con il passare delle ore, passate al palasport di Andria, dove la Protezione Civile aveva allestito un punto di accoglienza e informazione per i parenti delle vittime. Così quelle ore estenuanti di attesa hanno solo contribuito a sfibrare ulteriormente nel corpo e nell'anima chi sperava inutilmente. All'ingresso del padiglione di medicina legale, dove sono assiepati giornalisti di tutta Italia e non solo. Mentre più in là viene allestito dall'esercito un centro di accoglienza per i familiari, in una giornata caldissima gli abbracci, la disperazione, le lacrime devastano i familiari delle vittime. Man mano i corpi vengono riconosciuti ed emergono storie struggenti. Enrico Castellano viveva a Torino dove lavorava per una banca, era arrivato in aereo a Bari lunedì per raggiungere Andria ed essere presente al compleanno del nipotino. Doveva rientrare a Torino e il suo treno è partito da Andria puntuale ma per l'appuntamento con la sventura. Maurizio Pisani, esperto di marketing nel settore food, da qualche tempo era stato chiamato a partecipare ad una nuova produzione di Canale 5, la ricetta perfetta. Era in Puglia per il matrimonio di sua cognata e poi è dovuto tornare a Milano. Con la sua giovane famiglia ha deciso che sarebbe partito da solo, la compagna e la piccola figlia sarebbero rimaste qualche altro giorno ad Andria. Vuoi che ti accompagniamo in aeroporto? ma che non vi disturbate ed anche lui ha preso il treno della Bari Nord, un mezzo su cui ogni giorno si incrociano persone di ogni età, ogni estrazione, di ogni mestiere e molti, moltissimi studenti. Aveva sostenuto un esame ad Andria, il ruvese Antonio Summo, appena 15 anni e la passione per la musica, suonava la tromba, a scuola alla fine dell'anno aveva accumulato qualche debito formativo, per questo è andato all'Istituto Tecnico Industriale di Andria per il recupero non ha potuto raccontare ai suoi come sia andato quell'esame. Il piccolo Samuele, 6 anni, si è salvato perché era tra le braccia della nonna dalla quale era arrivato per passare qualche giorno in Puglia che a Milano non si respira in questi giorni. I genitori sono arrivati ieri sera per riportarlo a casa. Nonna Donata però non ce l'ha fatta e col suo corpo ha salvato il nipotino. Alessandra Bianchino, ieri, la cercavano in tantissimi. 29 anni è molto conosciuta per la sua frequentazione all'Oratorio Salesiano e nelle associazioni di volontariato. La speranza di sapere che fosse scampata alla tragedia si è infranta dopo le sfibranti ore di attesa di amici e parenti. Poi c'è Yolanda Inchingolo che a 25 anni era prossima alla laurea in chimica e già immaginava il suo matrimonio con Marco. Non vedrà il matrimonio di sua figlia invece Pasquale Abasciano, uno dei macchinisti delle ferrovie Nord Barese coinvolti nello schianto. Era prossimo alla pensione dopo una vita passata sui convogli della Bari Nord. Per loro, come per le altre troppe vittime di questa tragedia, tre giorni di lutto cittadino ad Andria serviranno solo a scaldare un po' il cuore con l'affetto che i cittadini vogliono esprimere a chi vive oggi la tragedia del restare impotenti di fronte alla morte.